sono molto contento di essere qua. E c'avevo tanta voglia perché era già da tanti giorni che stavamo provando di chiudere, di venire qua, di trovare i compagni e di iniziare allenamenti e partite, quindi sono molto contento. È vero che a gennaio sono stato molto vicino perché era una squadra che a me piaceva da che sono arrivato in Italia, e poi non è successo a gennaio, però è successo adesso, quindi sono sicuro che era perché adesso era meglio che a gennaio e sicuro che ci si aspetta una bella stagione. Vengo da un anno che non è stato tutto lo buono che mi aspettavo per tante cose, però mi ha dato ancora di più fiducia in me. Ho lavorato tantissimo, tanto con la squadra come in doppia seduta a livello personale, quindi sono molto pronto. Ho bisogno di un pochino di tempo per mettermi a ritmo, però sono pronto e non vedo l'ora che arriva sabato. Sono un giocatore che gli piace tenere palla, gli piace essere un po' in mezzo alla squadra per aiutare un po' tutti, per essere un po' il centro del gioco e far giocare bene e vincere la squadra. Niente di più, ho tanta voglia di fare bene qua, di trovarmi bene con i compagni. Il fatto che c'è Giampaolo a me diciamo che fa impazzire, perché lo so che è un allenatore che a giocatori un po' del genere le ha fatto migliorare, le ha fatto crescere, e mi hanno detto che il suo modello di gioco, eppure l'ho visto, è molto simile, quindi questo è stato una delle cose più importanti per io avere questa voglia di venire qua e solo di venire qua. Ho scelto il numero 4 perché mi piace, mi sembra un po' alla centrocampista tipo un po' più vecchio, un calcio che a me piaceva tanto. Il mio preferito era il numero 8, però non lo potevo prendere, però non è un problema, il numero alla fine non conta per niente, l'importante è sul campo. Fuori dal campo io sono un ragazzo tranquillo, molto tranquillo, e non mi piace troppo andare in giro così, sono abbastanza tranquillo, sempre con la famiglia, gli amici, la fidanzata, non ne ho tante altre cose, e poi sono un malato dallo sport, da vedere tutto il calcio, soprattutto calcio e tennis, Formula 1, anche basket, quindi mi piace troppo essere a casa, stare tranquillo e vedere sport. E lo studio pure, se faccio un bel anno potrei finire quest'anno, quindi sono contento di quello perché oltre a essere arrivato al mio sogno che era di essere calciatore professionista, sto per finire gli studi dell'università, quindi credo che sia una cosa buona per staccare un po' la testa in qualche momento e avere un po' di tutto. Mi aiuta perché mi fa crescere la testa. Peccato perché ho giocato in quasi tutti gli stadi senza la gente, quando c'era tanto soffrimento con tutta la pandemia. E quindi non vedo l'ora di trovare lo stadio pieno, di sentire il suo rumore, il suo amore, che per me è una delle cose più belle dal calcio. Ciao tifosi, vi mando un saluto, ho tanta voglia di conoscervi e di fare essere contenti con il mio gioco. Un abbraccio.